pomeriggio e ben ritrovati con il TG Sport. La sfida scudetto Napoli-Juventus sembra sempre più una corsa a tappe. Allegri e Sarri come Merckx e Tevenì, il cannibale e il grande outsider. E intanto è tornato il pipita Angelo Giuliani. Il duello Napoli-Juve si gioca in campo a suon di gol, ma anche dalle panchine, con le dichiarazioni di Maurizio Sarri e Max Allegri che lanciano la volata finale delle ultime 10 giornate. E usano proprio un gergo ciclistico i due tecnici per commentare questa super sfida che animerà il campionato italiano molto probabilmente fino all'ultima partita. La Juve è come Merckx, cannibale, le parole di Sarri, ma ricordo che un anno vinse Tevenè, l'outsider, l'uomo dei tanti secondi posti, e questo ci regala una speranza. A Sarri, Allegri ha risposto dopo il successo sull'Atalanta attraverso Twitter, usando un altro paragone legato al mondo del ciclismo. Il bravo ciclista non leva mai le mani dal manubrio, né quando vede la vittoria di tappa né quella del giro. In equilibrio, hashtag fino al traguardo. Un duello insomma all'ultima pedalata, con un calendario tra salite e discese. Intanto Sarri si gode il ritorno del pipita. Le critiche di De Laurentiis evidentemente hanno fatto bene al bomber argentino, che ha risposto con due gol in due partite. Fiorentina e Chievo per ripartire, per lanciare l'ennesima sfida alla Juve. Sarri ha concesso due giorni di riposo prima di mettere nel mirino il prossimo avversario. Domenica sera gli azzurri volano a Palermo. La Juve invece anticiperà venerdì a Torino contro il Sassuolo, che ieri ha fatto lo sgambetto al Milan. Si prevedono ancora strappi, allunghi e ritorni sul volatone del campionato. E scendiamo in Serie B, momento delicato per l'Avellino. Sabato la trasferta di Ascoli con Visconti, che si dice fiducioso per il rilancio. Intanto Bastien è stato convocato nell'Under 21 belga. Guai a mollare, anche perché la Serie B riserva sorprese ogni settimana. Ospite di derby in onda ogni domenica su 8 Channel 696, Pietro Visconti ha parlato del momento in casa Avellino. L'esterno biancoverde non ha negato la fase complicata, ma le possibilità di rilancio in chiave playoff sono dietro l'angolo, a partire dalla trasferta di Ascoli. Diciamo che questa settimana siamo usciti un po' con le ossa un po' rotte dalla partita di ieri. Ci aspettavamo qualcosina in più tutti. Però ormai è andata così, è inutile parlarci sopra, piangerci sopra. Dobbiamo ricominciare a pensare, ricompattarci tutti in campo, soprattutto darci una mano l'uno con l'altro. C'è da pensare adesso all'Ascoli sabato e a fare il massimo. Fino a un mese fa si parlava di tutt'altra cosa, eravamo uno squadrone e anche un pareggio veniva visto male. Adesso è un periodo che è girata così e dobbiamo essere bravi noi a ritornare quelli che eravamo un mese e mezzo fa, quando avevamo fatto il filotto di risultati utili. Non è facile, ogni partita in Serie B è difficile, ogni sabato ne abbiamo una dimostrazione, e credo che si potrà parlare di playoff a 5-6 partite dalla fine, allora lì si possono fare un po' di conteggi, tabelle. Intanto un altro talento biancoverde è stato convocato in nazionale. Samuel Bastien farà parte dell'Under 21 belga per le sfide contro Moldavia e Montenegro, valide per la qualificazione all'Europeo di categoria in programma nel 2017 in Polonia. Altra conferma dell'ottimo lavoro svolto con i giovani dalla società irpina. Il belga sarà a disposizione di Vincenzo Scifo a partire da domenica 20. E il turno di Serie B si completerà questa sera con il posticipo Cesena-Salernitana. Serve un'impresa salvezza ai Granata. Su 8 Channel 696 sarà diretta alle ore 22.30 con il post gara dal Manuzzi. Intanto le probabili formazioni del match con Massimiliano Grimaldi. Il posticipo della 30ª giornata del campionato di Serie B mette a confronto Cesena e Salernitana. Al Manuzzi si incontrano due formazioni, una che veleggia nelle zone alte della classifica e una che prova ad uscire dalla palude della retrocessione. Sarà una sfida quindi aperta a tutti i risultati, anche se la compagine allenata da Massimo Drago parte con i favori del pronostico rispetto a quella di Menichini. Il tecnico dei romagnoli si affida ancora una volta al 4-3-3, che all'occorrenza può cambiare e trasformarsi in un 4-3-1-2 con Ciano, bravo a fare da elastico nella posizione di attaccante puro o di trequartista. Per il resto conferma tra i pali per Gomì, con Perico e Renzetti sugli esterni, mentre al centro ci saranno Capelli e Caldara, che sembra aver vinto il ballottaggio con Lucchini. A centrocampo agiranno Chessi, Sensi e Cone, mentre in attacco ci saranno Ciano, Djuric al centro e uno tra Ragusa e Falco a completare il tridente.
Menechini invece si affida al collaudatissimo 4-4-2 con Terracciano che difenderà i pali della porta granata. Avanti a lui ci saranno da destra verso sinistra Colombo, Bernardini, Bagadur e Rossi, che torna a titolare dopo diverse gare passate fuori a causa di un problema all'anca. In mediana si registra il rientro di Ogier, che andrà a formare con Moro la coppia centrale, mentre Gatto e Zito saranno gli esterni. In avanti, al fianco di Coda, dovrebbe esserci ancora una volta Romano Bus con il recuperato Donnarumma, che si accomoderà inizialmente in panchina. In Lega Pro il Benevento resta in vetta, pareggio per i giallorossi a Catanzaro, pari anche per il Lecce contro il Melfi. La vetta è salva, ma attenzione all'attacco del Cosenza, Fabio Tarallo. Il Benevento si ferma a Catanzaro, ma continua a mantenere la vetta del girone. Alla fine della giornata potrebbe trovarsi in compagnia del Cosenza. I calabresi devono giocare stasera a Matera. Per la squadra di Auteri è il secondo pari di fila e il secondo in rimonta. Stavolta è Melara a togliere le castagne dal fuoco ai suoi. Calabresi attenti, compatti e freddi, abbastanza da sfruttare la prima occasione degna di nota. Il gol che Agnello firma per il momentaneo vantaggio serve ad aprire la gara e a rompere il tabù Ceravolo. La squadra di Erra in casa non aveva ancora segnato nel 2016. Il secondo pari di fila non toglie il sorriso al tecnico Auteri, che così analizza la gara a caldo ai microfoni di 8 Channel. Ma la squadra ha giocato un'ottima gara, abbiamo soltanto la colpa di essere stati prima dell'occasione dei due calci d'angolo consecutivi poco agonisti in un contrasto, in una palla che si poteva, in cui si poteva fare meglio, e poi disattenti su una situazione di calcio d'angolo. Poi la partita l'abbiamo sempre fatta noi, non abbiamo mai rischiato, il Catanzaro ha giocato su un'eventuale ipotetica secondo palla, non ci ha detto bene, dai, abbiamo avuto una marea di situazioni in area di rigore importante, abbiamo controllato sempre la gara. Resta la prestazione, abbiamo perso due punti sicuramente perché sul piano dei meriti, però poi dopo tutto ritorna, perché è sempre così, continuiamo a giocare. Sono contento di quello che la squadra ha fatto, a parte, ripeto, quell'episodio in cui dovevamo e potevamo fare meglio. E la Casertana è già in clima derby, domenica prossima la sfida contro il Benevento di Auteri e dell'ex Sissé, che nella sessione invernale del calciomercato è stato vicinissimo al ritorno a Caserta. Ma proprio l'ex rossoblù è tra i protagonisti del Benevento nel girone di ritorno. Questa sera a chiudere la 25esima giornata c'è il Cosenza, che affronterà la difficile trasferta di Matera, campo ostico per tutte le big di questo girone, ed una vittoria determinerebbe il primo posto per i silani al pari del Benevento. Intanto a Caserta si ride, recuperato Capodaglio, ci saranno anche Marano, Jefferson e Bonifazi. Sarà un vero e proprio big match tra due squadre regine di questo girone. E tre punti pesanti conquistati anche dalla Juve Stabia contro l'Akragas, grande determinazione per le Vespe per conquistare punti in chiave salvezza. Il parere del DG Clemente Filippi, ascoltiamolo. Sì, non era facile, perché passare in svantaggio contro una squadra che viene da sei vittorie consecutive non era sicuramente quello che ci aspettavamo e quello che volevamo da questa partita. Come hai detto tu, c'è stata però la reazione, siamo stati bravi a trovare il pari nei primi 45 minuti e poi nel secondo tempo penso che non ci sia stata partita, perché la squadra ha dimostrato di meritare la vittoria, ha trovato subito il gol con Del Sante e poi alla fine, diciamo, il terzo gol è stato un suggello di una prestazione che secondo me è stata positiva, e quindi una vittoria meritata che sicuramente non ci deve far illudere, perché siamo ancora impelagati in una zona dove non volevamo esserci, però adesso viene il momento importante dove i punti valgono il triplo e quindi bisognerà andare a Catania cercando di mantenere fede a questo trend di vittorie casalinghe e quindi confermarsi come squadra che in trasferta si può esprimere bene. E siamo alla Serie A di basket, nona sinfonia per la Scandone che supera Cantù 81-77, match che sarà replicato integralmente da 8 Channel 696 alle ore 18, sconfitta invece per la Juve Caserta contro Pistoia il servizio. Prova del 9 superata e conferma del quarto posto in classifica. È una Sidigas Avellino da favola, quella che supera anche l'Acqua Vita Snella Cantù con il finale di 81-77 e conquista la nona vittoria consecutiva in campionato. Joe Ragland e Martin Liunen sono i protagonisti del successo bianco-verde contro i Brianzoli di Bazarevic. Sacripanti sceglie di battezzare Joshua Johnson, autore di ben 29 punti, per limitare al tiro e nelle scelte Brady Eslip e Avudu Abbas. La scelta paga e Avellino guida il match con merito e governa bene il
finale, nonostante qualche brivido di troppo. Vittoria importante perché era una squadra molto forte, secondo me è una squadra che dava qui forse le ultime. No, le ultime, possono ancora entrare nei playoff, però era una prova del 9 per loro per poter fare un passo in entrata dei playoff. Siamo sempre stati avanti, abbiamo sempre dato l'impressione di poter vincere la partita, l'abbiamo fatto. Non stavamo benissimo, non stiamo ancora benissimo, abbiamo qualche acciacco di Marcus Green, di Riccardo Cervi, e quindi aver vinto una partita così ci dà sicuramente due punti che ci mettono più di un piede forse dentro i playoff, e poi ci dà anche un bel aspetto morale e mentale, perché vincere quando non stai bene vuol dire che ci sei. Successo per Avellino e sconfitta casalinga invece per la Juve Caserta, che cade sotto i colpi degli ex Esposito, Mur e Antonutti. Pistoia passa al Palamaggio con il finale di 88-94. Per i toscani sono decisive le prove di Preston Knowles e Alex Kirk. A Caserta non basta un Peyton Siva da 24 punti e 8 assist. E in Serie A2, grande successo per la Givova Scafati, che vince la Coppa Italia di categoria. In finale il team dell'Agro ha superato con il risultato di 72-62 la Dinamica Mantova. A Rimini risultano decisivi Portannese e Meio con 19-18 punti. Seconda Coppa di Serie A2 per Scafati del patron Nello Longobardi, prima anche in campionato, e che punta a raggiungere Avellino e Caserta in massima serie. E chiudiamo con il rugby, doppia vittoria per Caravaggio Sporting Village e 8 pagine il servizio di Michele Iacicco. Vietato sbagliare era stato il motto della vigilia e la squadra non ha deluso le attese. Bella vittoria casalinga per 8 pagine rugby Benevento, che si è imposto per 27-14 sul Colleferro al Pacevecchia. Ospiti avanti solo nei primi minuti di gioco, poi dominio sannita con 4 piazzati di Fragnito nel primo tempo e le mete di Altieri e Casillo, la seconda trasformata dal solito Fragnito nel corso della ripresa. Inutile la meta del Colleferro nel finale, che ha fissato il punteggio sul 27-14 in favore dei sanniti. I 4 punti messi in cassaforte hanno consentito alla formazione del presidente Rosario Palumbo di scavalcare il Catania, sconfitto in casa dal Civitavecchia capolista 36-29, e salire al secondo posto in classifica con 11 punti. C'è sicuramente un pizzico di amarezza per non aver conquistato il quinto punto, ma l'importante era portare a casa una vittoria prima del confronto diretto col Civitavecchia di domenica prossima, che potrà già dire se i sanniti saranno competitivi per il primato fino alla fine o dovranno lottare solo per la seconda piazza. Il Caravaggio Sporting Village invece nel campionato di Serie A femminile è stato devastante anche a Roma. Le ragazze di Maria Grazia Cioffi si sono imposte nettamente per 31-5 sul campo del CUS Roma, conquistando 5 preziosissimi punti che, anche grazie al pareggio esterno del Bologna per 12-12 nella tana delle belve neroverdi, permette alla squadra sannita di portare a 10 le lunghezze di vantaggio proprio sulla formazione emiliana. Ed era il nostro ultimo servizio. Ringrazio in regia Aldo Fenizia, vi lascio a Punto di Vista. Buona giornata.